In compagnia del sindaco di Cascina Michelangelo Betti, poc'anzi il presidente della Società della Salute parlava di questi finanziamenti, una parte molto consistente degli oltre 200 milioni arrivano a Cascina, con integrazione da parte dell'amministrazione comunale portandola da 90 a 100 mila euro. È così, sindaco? Sì, le cifre appunto grosso modo sono quelle. Per noi è un intervento rilevante perché è l'unica piazza che si attesta sulla Tosco-Romagnola, che è una piazza anomala con un grande spazio verde, e lo spazio verde andrà a riempirsi con giochi inclusivi, peraltro con un percorso che segue la linea dell'Arno per come attraversa il comune di Cascina, per cui a fianco del attività ludica c'è anche un richiamo all'identità territoriale, per cui è una valorizzazione importante per quest'area del territorio. Si dimostra che appunto si pensa al territorio comunale in senso esteso e non a questo, la frazione o magari solo a Cascina dentro le mura. Da punto di vista logistico, dove avverrà questo investimento? Sì, qui a fianco noi siamo al Circolo Sant'Anna, nella piazza di Sant'Anna, al lato della scuola elementare, per cui anche e vicino c'è anche la scuola dell'infanzia, per cui i primi fruitori saranno i bambini che vanno alla scuola elementare e alla scuola dell'infanzia di Sant'Anna. Tempistiche? Diciamo, nel corso dell'anno e nelle prossime settimane partirà il cantiere, poi nel corso dell'anno dovrebbe essere pronto Quindi l'intervento. addirittura entro il 2022? Sì, entro. Potrebbe, insomma. Sì. La scansione temporale è abbastanza ravvicinata. La progettazione è già del tutto pronta. Grazie, buon lavoro. Grazie. Siamo in compagnia del sindaco di San Giovanni Sergio Di Maio, però qui a Cascina in veste di presidente dell'SDS, la Città della Salute, perché sono arrivati buone notizie anche per il territorio di Cascina. Sei qua a rappresentare un finanziamento molto importante, no, Sergio? Sì, un finanziamento molto importante che riguarda un parco inclusivo. La Società della Salute ha diciamo, fatto da organo di coordinamento tra gli enti locali e la regione toscana. I finanziamenti che sono stati approvati sono tre: due parchi inclusivi per quanto riguarda il primo, il comune di Cascina, appunto, dove oggi presentiamo questo progetto, il secondo parco inclusivo del comune Vecchiano. E nel comune di Pisa invece sono stati finanziati una pedana per atleti paralimpici e poi un pulmino appunto per il trasporto disabili, tutto finalizzato appunto alla scherma. Quindi da questo punto di vista siamo orgogliosi di poter presentare oggi questo parco inclusivo a Cascina. Ringrazio il comune di Cascina anche per l'opportunità che ci ha dato. L'investimento. L'investimento è notevole. Sinceramente scollettiamo gli oltre 200 mila euro, però nella fattispecie di tutti i progetti, non soltanto di questo. 90 mila euro a Cascina? 90 mila euro a Cascina. 90 mila a Cascina è un risultato importante, appunto perché con questo finanziamento si può realizzare appunto un parco inclusivo in questa comunità. Grazie, buon lavoro. Grazie.